Sono Nadia Corrieri, vengo dall'Aquila e sono qui anche io come Cristina per gioco, per divertimento. Come mai hai voluto partecipare? Come ripeto, è una sfida per me stessa. Tranquilla. Ti aspetti qualcosa di più di quello che hai avuto? Cosa vorresti? No, guarda, fortunatamente ho avuto, già tanto dalla vita, quindi io sono felicissima, come ripeto, di partecipare, è un gioco e spero che, vinca la migliore. Anna Salierno. Da dove vieni? Da Lecco. E cosa ti aspetti qua? Assolutamente nulla, io lo faccio per divertimento da tanti anni e ne sono fiera perché ho 70 anni e non li sento. Già compiuti. Ho guidato per 400 chilometri, sono venuta con un gruppo di mie amiche e sono felicissima. E quindi sono tanti anni che partecipi, quindi ne hai viste tanti. Posso chiederti quante edizioni? Tantissime, 20 anni. Però 20 anni. Il mio. Vecchi a 20 anni, giovani a 100. Giustissimo, è una cosa che è bella. Devi sapere che la bellezza esteriore sfiorisce, ma quella interiore non me la toglierà mai nessuno, e il sorriso soprattutto. È la mia arma di battaglia, dico sempre, il sorriso è la migliore abito che una donna possa indossare perché non costa niente e fa sentire bene tutti. E benissimo, allora in bocca al lupo! Sono il padrone di casa, qui il bagnino del Marano Beach, Ravaglia Fausto, nonché presidente di giuria. Vi presento qui il cavalier Gori e il dottor Bernucci, che faranno insieme a me, avranno l'onore di valutare queste bellissime donne appena alzate, un'alzata un po' tremenda, ma aspettiamo l'alba insieme alle nuove stelle. E ne avete fatte tante di edizioni, quindi ne avete viste tante. Ce n'è una in particolare che vi ha colpito più delle altre? Di edizioni, io intendo di edizioni, non di donne, perché donne belle ce ne sono tante. Adesso noi aspetteremo queste di oggi, dobbiamo valutare quelle passate, ormai sono già state valutate, le più belle comunque sono sempre quelle alle finali e lì si impegnano al massimo, oggi vedremo cosa accade. Che poi questa volta è anche un concorso particolare perché vediamo il sole sorgere, quindi vedere il sole sorgere è già una cosa diversa. Lei cosa predilige in una sfilata con tante donne? Cos'è che le piace più di ogni cosa, di una donna? Di una donna, in queste sfilate qui di solito l'originalità, il diverso, perché il banale ormai penso che è pieno il mondo in questo campo qui. Però sono età un po' passerelle per le donne, per cui se ne trovano anche molte, un po' di questo genere qui, insomma. Questo è il suo fascino di questo concorso qui. E basta, insomma, belle sono tutte belle le donne, dai. Le faccio una domanda a te. Allora, l'eleganza in una donna quanto conta? Ma l'eleganza e il fascino, secondo me, sono determinanti in una donna e anche il portamento. Per cui è una valutazione, globale di quello che andiamo a vedere. Giusto, perché poi deve essere tutta una serie di componenti. E una donna che sorride sempre è un'arma di in più oppure no? Ma il sorriso è quello che ti dà un po' il tutto, il buon umore la mattina appena ti alzi, un sorriso sta sempre bene, le donne sorridono tutte. Mi chiamo Svetlana. Da dove vieni? Vengo da Sanremo. Ma originaria di dove? Originaria dalla Russia. Oh, allora devi dire buongiorno in russo. Здравствуйте всем. Improponibile. Buongiorno a tutti. Ecco, forse è meglio così perché è improponibile. Ok. Dimmi una cosa, cosa ti ha spinto a partecipare? La motivazione primis. La motivazione, forse lasciare un ricordo quando sarò 10 anni più avanti ci sarà un bel ricordo. Giusto, e fai anche qualche prova di abilità? No, bravo, faccio la prova di stacchetto.
una prova di ballo, ok, una specie di velina, sì, una specie di velina. Proviamo. Ok, è stato difficile alzarsi presto la mattina? Sei una mattiniera o per te è normale alzarti presto la mattina? Così presto penso di no, però è bello vivere la giornata, alzarsi presto e vivere la giornata. Poi alla nostra età, che ho 50 anni, è bello sempre, apprezzi sempre più le giornate. Direi che anche portati molto bene, perché 50 anni non li dimostra affatto, secondo me. Poi sono una donna, io sono abbastanza obiettiva. Allora, come ti chiami? Tina Giunta. Da dove vieni? Monza e Brianza. Così nel milanese, quindi sì, sei milanese. Sì. Dunque, noi abbiamo partecipato insieme, sei qua alla finale, ti aspetti qualcosa in più o sei già, vuoi andare avanti, ti aspetti qualcosa in più o sei contenta così? Beh, sempre meglio, cioè si spera sempre nel meglio, comunque mi accontento anche di partecipare. E dimmi una cosa, è la prima volta che partecipi? Sì. Ok. È stato difficile alzarti al mattino? Ovviamente siamo partiti ieri sera. Ah, ok. Sei partita ieri sera, preso il treno? Sì. Preso il treno e è venuta qui a fare una grande festa con noi. Hai qualche prova d'abilità? Ti esprimi? Sì. Qual è? Canto. Cosa canti, se posso chiedere? Quello che le donne non dicono, la mannoia. Perfetto, una canzone d'impatto, direi che ottimo, come Ferola Mannoia sa cantare. Ti auguro allora in bocca al lupo, che vinca la migliore e su con la vita. Importante partecipare. Esatto, importante con il sorriso. Ok, grazie. Grazie a te. Ciao, come ti chiami? Ciao, io sono Carla e vengo da Roma. E la prima volta che partecipi? È la seconda volta, qui da Elio, Miss Over, la seconda volta. Ho partecipato l'anno scorso e quindi non potevo mancare anche quest'anno. E sei in quale fascia? La fascia dei 50, ahimè. Sì, 50 compiuti quest'anno, quindi gareggio con le 50. Complimenti, portati anche te molto bene, come anni. E, ti aspetti qualcosa in più rispetto all'anno scorso o diciamo... Sei venuta solo per divertirti? Sì, sì, soprattutto per incontrare le altre Miss conosciute l'anno scorso, anche perché finché c'è una sana competizione credo che vada tutto bene. E poi sicuramente tutte quante le Miss qui si aspettano di vincere, cioè uno si aspetta comunque, anche se non va, l'importante, come si dice, è veramente partecipare, perché siamo tutte sulla stessa lunghezza d'onda, quindi comunque io credo che vada bene in ogni caso, appunto, qualsiasi sia il risultato. E dimmi una cosa, hai qualche prova d'abilità? Prova d'abilità? L'anno scorso ho fatto un balletto, però quest'anno Elio ci ha colti di sorpresa con questa novità, quindi non ho fatto in tempo a preparare qualcosa. Mi limiterò a fare una sfilata e sperando che la giuria gradisca. Allora, siamo in due perché anch'io farò la sfilata, perché la prova d'abilità anch'io non la faccio, quindi andiamo sulla simpatia, sulla bellezza, sull'eleganza, che penso che siano le doti migliori di una donna. Poi la bellezza è soggettiva. Ogni donna è bella a modo suo. Esatto, no, dicevo, ogni donna è qui per rappresentare appunto la bellezza senza età. Siamo tutti più o meno sulla stessa fascia di età, quindi qualsiasi sia la situazione, qualsiasi sia il risultato, comunque vada, sarà un successo. Esatto, quindi qualunque cosa che può andare lo facciamo per divertirci. Allora in bocca al lupo e vinca la migliore. Grazie a voi. Grazie. Ciao, come ti chiami? Ciao, io sono Paola Sorgi. Da dove vieni? Da Giulianova, dall'Abruzzo. Ah, conosco benissimo Giulianova, ho fatto 3 anni di vacanze lì, bellissima, meravigliosa. È la prima volta che partecipi? No, per me questa è ben la quinta volta. Sì. Ah, però? Sì, ho anche già vinto il titolo di Miss Over 40.
Ho anche già fatto questo, sì. Ah, ok, quindi è una diciamo che si ha preso proprio dimestichezza con il concorso. Sì, quindi è una professionista, diciamo, una mezza professionista. Sì. E dimmi una cosa, c'è una cosa che ti ha colpito più delle altre nei concorsi che hai avuto, a parte questa che deve ancora finire, quindi siamo alla finale, deve ancora iniziare, si può dire, qualcosa in particolare che ti ha colpito? Allora, se torno a Miss Over ogni anno appunto è perché l'ambiente, lo stare bene con tutte le Miss e in particolare con alcune con cui abbiamo legato una bellissima amicizia e ci sentiamo anche al di là del concorso. È proprio l'ambiente, il sano ambiente di donna, di stare in competizione ma non per combattere o per stare bene insieme, ecco. Infatti penso che sia una cosa meravigliosa il fatto di avere stima e simpatia con le altre ragazze senza avere la competizione cattiva che si può avere, in altre occasioni, di una rivalità sana, diciamo. Sì, sicuramente una rivalità sana, ripeto, nascono delle bellissime amicizie che poi vanno avanti con gli anni, ci si incontra anche al di fuori di Miss Over. Ma dimmi una cosa, fai qualche prova d'abilità quest'anno? Sì, canto. Cosa canti? Canto una canzone molto cara a mia nonna, che è Domenica Bestiale di Fabio Concato, oggi è domenica, quindi... Diciamo che è ad hoc, una Domenica Bestiale di Concato, è una canzone mitica, si può dire. Sì. Ciao, come ti chiami? Candeloro Narita. Da dove vieni? Da Massa. E è la prima volta che partecipi? Sì. Sei emozionata? Un pochino, si vede. Ma dimmi una cosa, ti aspetti qualcosa da questa finale? Speri di vincere? Ti va bene così comunque? Sarei venuta per quello. Giusto, anche una sana competizione. Però, certo, però va bene lo stesso, va bene tutto. Ma cos'è che ti ha invogliato a venire a partecipare? Il marito. Il marito? Oh, di solito i mariti sono anche un po' contrari, il mio per esempio è stato un po' contrario, comunque... No. Il mio marito mi ha iscritta, sì, mi ha iscritta, ha voluto lui, ha detto no, devi andare, io non ci pensavo, ma era l'ultimo dei miei pensieri. Bene, allora un marito che ha appoggiato la mogliettina in tutto per tutto. Hai una prova d'abilità che fai questa mattina? Vorrei cercare di farla, però visto il pavimento io vorrei dare una prova di abilità di pulitango. Siccome tango? Io sì. Tango argentino? Argentino, però il mio è pulitango. Ah. Perché siccome quando andavo a scuola di tango scarseggiavano i ballerini, quando a casa spazzavo, facevo le prove, facevo i passetti e con la scopa, e quindi ho detto, toh, che idea, il ballerino qua non ce l'ho, ho detto usiamo la scopa. Un'idea innovativa per fare il tango, è pulitango. Pulitango. Va bene, allora ti auguro un in bocca al lupo. Grazie, per chi vinca la migliore, tu partecipi per la fascia dei 50 anni. Sì. Quindi siamo insieme e che vinca la migliore. Che vinca la migliore. Ok, grazie mille. Grazie. Ciao, come ti chiami? Fiorenza Ravasio. Da dove vieni? Io vengo da Bergamo. Oh, da Bergamo, quindi dalle montagne, dalla montagna? Bergamo sotto o alta? Bassa. Ok. Ok, e dimmi una cosa, è la prima volta che partecipi? No, io sono 5 anni che sfilo come Miss Over e ogni anno è sempre una cosa bellissima perché comunque ti trovi con tantissime donne che ho conosciuto in questo periodo, è sempre una bellissima emozione sfilare, sì. Ma dimmi una cosa, sei più emozionata quest'anno o hai sempre un'emozione uguale come tutte le volte che hai partecipato? Ogni volta è sempre una grande emozione, sfilare mi mette sempre quella adrenalina fortissima, ogni volta, ogni anno. Hai una prova d'abilità? Volevo ballare, poi in realtà siccome che non ho un ballerino mio, quindi è un po' difficile conoscersi quando... e quindi farò una sfilata. Secondo te, qual è l'arma migliore per una donna per poter vincere? Al di là della prova d'abilità, che cosa è che deve, secondo te, sorprendere i giudici?
Io credo che l'importante è essere sempre se stessi, cioè credo che sia l'arma migliore, essere se stessi, cioè l'umiltà, la semplicità, credo che sia la cosa migliore. Condivido pienamente, perché la semplicità e non ostentare esageratamente, soprattutto in un contesto, è la miglior cosa. Bisogna sempre essere se stessi in tutte le occasioni. Hai qualche punto d'arrivo o sei venuta comunque per partecipare, per divertirti? O ti aspetti che quest'anno di poter vincere? È la verità, Sì, sì, sono sincera, è una chimera questa. Comunque è un sogno che ho nel cassetto, veramente. Cioè, ho vinto tantissime, tantissime cose in questi 5 anni, tantissime selezioni. L'anno scorso ho vinto Miss Bellezza a Pesaro. E quindi quest'anno, certo, il desiderio è quello, cioè vincere Miss Over 2018. È impossibile, infatti ho detto è una chimera, perché ci sono donne bellissime, quindi, però è normale, io amo la competizione, sono qui per quello, non è un gioco per me. Infatti la competizione sana penso che faccia migliorare tutti, anche a livello di umanità nei confronti delle altre persone. Bene, ti auguro in bocca al lupo, che vinca la migliore, sempre con il sorriso come stai a fare tu. Grazie, ok? Grazie. Ciao, come ti chiami? Mirella Massotti. Da dove vieni? Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Siamo comunque emiliane, quindi ok, siamo vicine di casa. Quante edizioni hai partecipato? Perché non sei nuova tu. No, 18. Infatti... è sempre un'emozione diversa rispetto alle altre 17 edizioni che hai partecipato? Assolutamente sì, è sempre come se fosse la prima volta per me, un'emozione grandissima, bella proprio, davvero. C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito, ti ha sempre colpito o ti aspetti qualcosa in più rispetto alle altre volte? Quest'anno abbiamo sicuramente qualcosa di diverso, perché Elio Pari ha sempre fatto delle innovazioni, posso dirlo perché in 18 anni ne ho viste veramente tante, per cui credo che questa sarà un'edizione veramente speciale. Condivido pienamente, perché un'idea così innovativa non ce l'ha secondo me avuta nessuno finora, anche i concorsi più casomai che si vedono si sentono più blasonati, ma alla fine l'originalità premia. Sì. E hai qualche hobby particolare, qualche prova d'abilità che farai questa mattina? Io canto, ho sempre cantato e spero di farlo nel migliore dei modi anche stavolta. Hai una canzone che possiamo chiederti il titolo? Certamente, canterò Summertime, è un omaggio a Lara St. Paul che è venuta a mancare, cantava questo pezzo ed era anche una mia parente, purtroppo non ho avuto modo di poterla... diciamo che la scomparsa è stata tutto un po' passata, ci sono stati problemi e non ho potuto partecipare alle esequie. Comunque è un omaggio anche a questa grande cantante, quindi purtroppo dimenticata negli ultimi anni. Vabbè, comunque molto famosa negli anni 80, perché la cioè io anche 60, quindi chi che non la conosce? E bene, allora ti auguro una grande in bocca al lupo, che vinca la migliore, casomai vinci quest'anno te. Guarda, no, io lo dico sempre, voglio vincere quando sarò nelle overissime, perché ho intenzione di continuare. Oh, questa è una gara che non avrà mai fine per lei, esatto, è il miglior divertimento. Assolutamente sì, anzi, io lo consiglio sempre. Vuol dire che c'è sempre margine di miglioramento. Bene, ti auguro allora in bocca al lupo e ti ringrazio. Grazie. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Simonetta, però tutti mi chiamano Lisi. Da dove vieni? Abito qua a Misano adesso da 3 anni, però prima abitavo a Lecco. E' la prima volta che partecipi? No, ho partecipato 3 volte, ho vinto 3 fasce, ho detto dai, proviamo a vedere se riusciamo anche a vincere la finale. Non c'è 3 senza 4, no? Quindi può darsi anche che vincerai anche qualcosa anche quest'anno, o addirittura la fascia più grossa, chissà. No, vabbè, l'importante è divertirsi
e stare in mezzo a queste bellezze che non hanno età. Esatto, e quindi hai anche avuto modo di incontrare delle altre persone che hanno partecipato, quindi hai... Sì, ormai ne conosco già 5 o 6 che incontro sempre. E di te cos'è che ti piace di più in assoluto? Di me? Il mio carattere. La solarità di una donna? Sì, 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 e essere... avere mille qualità e riuscire a... non mi riesco a esprimere bene. Comunque ho capito, la solarità di essere in mezzo a essere, rapportarsi con le persone, eccetera, eccetera. Bene, allora tu hai una prova di abilità? No, purtroppo non sono riuscita a prepararla. Allora, perfetto. Allora ti auguro in bocca al lupo. Grazie. Che vinca la migliore. Certo. Io mi chiamo Guidetti Maria Cristina, vengo da Sassuolo, provincia di Modena. Chi non conosce Sassuolo, peggio per loro. E sono qua per divertirmi, è una bella esperienza, vediamo quello che succederà, chi vincerà la migliore. Intanto è arrivare qua è già qualcosa, insomma, è un bel traguardo. Però lo spirito giusto è divertirsi, di sicuro. 26 edizioni sono tante. Sì, tante, però c'è sempre margine di miglioramento, quindi benvenga. È un po' come il vino, più invecchia, più diventa buono. Le aspettative di questa mattina, perché siamo all'alba. Sì, beh, già questa è un'idea innovativa, praticamente sorgere il sole, secondo me non ci sono tanti concorsi che hanno fatto una cosa del genere, anche perché svegliarsi la mattina uno dice, mamma, è dura, però secondo me ne vale la pena, perché poi il sole, vedere sorgere il sole è una cosa da urlo. We'll be right back.
Paola Sorgi, i marziani hanno portato una bellissima miss stamattina. È stato il parere dei giudici, a me fa molto piacere, cioè, poi il 5 è il mio numero fortunato, questo era il mio quinto Miss Over. Ed è il tuo quinto Miss Over, 40 e passa anni, arrivi da Giulianova? Sì, da Giulianova, in provincia di Teramo, qui, l'Abruzzo, il bello Abruzzo che dal mare si arriva in montagna in pochissimo tempo. E sì, una gioia meravigliosa, anche perché veramente proprio quest'anno forse era l'unica volta in cui sono venuta con lo spirito di rincontrare delle amiche, ma non ho detto no, quest'anno non si vince, e invece... Invece, la canzone della nonna mi ha portato fortuna. Mentre invece Regina Imberti arriva da Malgrate, però vive vicino alla Perla Verde, ha 50 anni e ne dimostra 25. Non ha fatto fatica a vincere la fascia di Miss Over 5 anni. Grazie, grazie, è stato veramente un sogno oggi vivere con voi questa giornata. Complimenti per la vittoria. Grazie mille. E la nonna delle nonne è lei. Quanti anni? 71 e mezzo. Ma sono contenta, così faccio felice mio marito, così sicuro non mi cambia con nessun'altra. Va bene, io vi ringrazio. Albertina Lattuada da Milano. Booster Sizio. Booster Sizio. Sì, puoi dire, tornando a Paola Sorgi, di essere la 26esima Miss della storia italiana over, no? Perché siamo partiti 26 anni fa e tu sei la 26esima. Solo Miss Italia ha più anni di noi e tu rappresenti per un anno la bellezza senza età, quella vera, quella che nessuno ha mai copiato, perché siamo unici ed originali. In bocca al lupo. Grazie, grazie mille di tutto. Grazie a tutti per l'accoglienza che ho avuto in questi 5 anni, però comunque non siete liberi da me. Verrò sempre a trovarvi. Non saremo mai liberi. Verrò sempre a trovarvi. Grazie, grazie di tutto. Paola Sorgi, Miss Over 2016. Grazie. Allora, avevamo promesso i marziani e sono arrivati. Avevamo promesso una bella giornata di sole ed è anche calda, oltre che il sole. E poi avevamo promesso non lustrini, paillette e champagne, ma avevamo promesso cappuccini, brioche e bomboloni caldi. Insomma, poi alla fine è arrivata la bellezza di Paola Sorgi, è una domenica non bestiale ma da ricordare. Sì, vabbè, la canzone era proprio a tema, oggi è domenica, quindi benvenga la domenica bestiale. E la bellezza, niente, forse era più quella interiore per me, io non posso dirmi bellissima, però mi sento bella forse dentro, diciamo così, sì, mi sento bella dentro. 26 anni di storia, quest'anno abbiamo rivoluzionato di nuovo le passerelle. 26 anni fa abbiamo portato per la prima volta le cinquantenni, poi le quarantenni, poi le nonne, poi le trentenni. Quest'anno abbiamo portato il concorso quando? Al mattino presto, all'alba, in riva al mare, con una coreografia e scenografia che nessuno aveva mai fatto. Beh, stavolta siamo stati veramente non copiabili. No, assolutamente no. Un bel levarsi la mattina presto per arrivare qui, bellissime tutte stamattina, non all'alba, veramente di notte, perché l'alba è arrivata un po' più tardi, però siamo stati accolte in maniera divina e divina ed extraterrestre, ecco. Allora, quali sono a 40 e passa anni i sogni di Paola Sorgi, una mamma che quest'anno ha fatto la differenza? Miss è un gioco. Fra poco si torna a casa, ci sono i figli da salutare, comunque da avviare per il loro futuro, quindi niente, cioè il sogno è, per carità, ho dei sogni nel cassetto, quelli di poter aiutare l'Africa con la mia associazione, con l'associazione di cui faccio parte, però soprattutto è vedere i miei figli realizzati, felici, e stare bene noi come famiglia, e con tutti gli amici, così, cioè vogliamoci bene, ecco. È quello che dovrebbe essere, è quello che sarà, ed auguriamoci che sia sempre quello che anche tutte le altre donne sognano. E un'ultima domanda che è un po' civettuola. Di solito chiedo molto spesso che cosa vuol dire sentirsi regine per una notte. A te devo chiedere che cosa significa sentirsi regina per un'alba. Sono felice di aver vinto la fascia, praticamente non sono quella del tramonto, ma sono colei che ha vinto la fascia all'alba. Sono la prima ad essere la vincitrice di un'alba.